scenario nazionale che libera la DD e ha un titolo significativo, paura o coraggio? La società aperta risponde ai suoi nemici. Leggo il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, di prendere la parola e ringrazio la città di Pescara, la provincia di Pescara, la regione Abruzzo per l'ospitalità per questo importante incontro dei vulnerabili. Prego Marco. Grazie Enzo e buongiorno a voi tutti. In realtà è la città di Pescara che ringrazia Libera il PD per aver scelto appunto la nostra bella città come sede del seminario nazionale che stiamo mettendo in campo. Mi piace molto la coppia tematica perché penso sia assolutamente centrale nel dibattito pubblico che apre e che guida in qualche modo i nostri lavori, cioè paura o coraggio. Io lo dico sempre con una punta di ironia, ma fino a poco si fa per dire, e cioè che il partito della paura è di gran lunga il partito di maggioranza relativa che esiste in questo paese. La paura è il più centrale per me degli argomenti politici. Sulla paura si giocano politiche criminogene significative da parte del governo. E soffiando sulla paura io penso che si alimenta un consenso che però trovo essere avvelenato, perché i molti frutto della paura sono molto avvelenati, perché questa storia di parlare sempre alla mancia del paese, sempre ad invocare le viscere, secondo me come il sonno della ragione di rassegnare memoria genera mostri. Io penso che dovremo discutere tra oggi e domani di alcune coppie tematiche ancora una volta, cioè per aprire questa società che vuole rispondere ai suoi nemici dobbiamo, penso, interrogarci su come si possa passare da questa diffusa arroganza che sfiora la proterbia. Forse non c'è bisogno di scomodare proprio dell'elogio della mitezza, ma nemmeno della capacità di ragionare, provare a mettere da parte l'urlo e la grida e le grida come cifra quotidiana del dibattito pubblico a favore appunto del ragionamento. In una parola, verificare come la paura si possa trasformare nella speranza. Noi siamo reduci come comunità del Partito Democratico dal 4 marzo. Da allora mi interrogo sul fatto che le nostre parole non risuonano chiare, perché c'è stata una frattura emotiva grande con il nostro popolo. Allora io penso che un'occasione come questa, in cui tanti autorevoli esponenti del Partito Democratico verranno qui a dire la loro, sia in qualche modo un'occasione per recuperare questa, diciamo, questa prospettiva, la ricerca di parole che siano in grado di essere comprese, per non apparire lontani, per non apparire la cassa, ma per apparire coloro i quali svolgono un servizio a favore della comunità, per migliorare giorno dopo giorno le aspettative di vita dei nostri concittadini. Ed è questa la ragione per cui, dopo il mio breve intervento, chiedo scusa a voi e al tavolo di presidenza, ma dovrò attraversare la strada che mi attende un impegno nel palazzo di fronte, cioè nella sede del comune. Voglio poi dire una cosa e concludo. Andiamo lì. Attraversiamo la strada perché in ballo c'è la questione dell'area di risulta o del parco centrale, degli 11 ettari che sono nel cuore della nostra città. Poi ne parliamo distintamente con un focus a parte con i nostri prestigiosi ospiti, diciamo, stranieri. L'area di risulta non può divenire sede permanente del partito del no. No, sempre e comunque, no, perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni migliorative che però esistono solo nella testa dei fantasiosi. Il partito del no a tutti i costi è un partito molto democratico, perché tutto questo parte da una questione banale. Per esempio, mi vengono in mente, provate a fare una pista ciclabile e vedrete cosa succede. Ogni volta è come la battaglia di Stalingrado, casa per casa, metro dopo metro, sul colore della pista, però bisogna arrivarci, ecco, diciamo, nel senso. Sì, per cui io la chiudo qui, mi accingo ad attraversare la strada per una città che vuole guardare senza paura, con fiducia e coraggio al futuro, in particolare al suo 2027, quando compieremo 100 anni.
Rinnovo i ringraziamenti a Libera PD, Enzo Bianco in particolare, a tutti i prestigiosi ospiti e naturalmente a voi che donate il vostro tempo alla cosa, al dibattito pubblico. Grazie mille. Aspettiamo allora appena potrei tornare e buon lavoro intanto. Consentitemi di rivolgere un saluto e ringraziamento per la loro presenza ad alcuni amici che sono qui accanto a noi. Alla mia destra c'è Marcucci Andrea, il presidente dei senatori del Partito Democratico, ma per noi è anche uno dei fondatori e vicepresidente dell'Associazione Libera Qui. Grazie Andrea di cuore per essere con noi. Accanto a lui, Ludmila Barzini, anche lei vicepresidente nazionale dei Libera PD, che è reduce dalla presentazione Ludmila è nota come giornalista e come saggista, adesso è diventata anche una superba romanziera. Poi c'è Davide Borgi, il nostro segretario generale, che saluto un momento con noi. Un ringraziamento particolarissimo lo dobbiamo a Lovis, a Lovis Giovanni, la lucidità con la quale ha fortemente voluto questo appuntamento a Pescara. Credo che abbia trascurato il suo lavoro e i suoi impegni per diverse settimane, merita veramente un ringraziamento speciale. Lovis è il nostro vice segretario nazionale insieme a Gianfranco Passalato per arrivare insieme a Conzi. In mattinata i lavori si svolgeranno così: dopo l'intervento di Luciano, tra poco ci sarà la mia relazione introduttiva. Subito dopo l'intervento di Andrea Marcucci, poi proseguiremo con un po' di dibattito. Staccheremo intorno alle 13:15, riprenderemo intorno alle 15. Nel pomeriggio di oggi è confermata tra le altre la presenza di Paolo Gentiloni e peraltro anche altri importanti amici. Qualcuno che non sarà presente sicuramente ha inviato un messaggio video o scritto che naturalmente prenderemo noti. Adesso pregherei la regia di mandare in onda un filmato su un ponte sul mare, che noi abbiamo scelto come simbolo di questo nostro seminario, dividendo il mondo in coloro i quali alzano i ponti dei lavori e in coloro i quali costruiscono ponti. Chi ha costruito questo ponte in senso di arte e in senso fisico è qui presente e gli dedichiamo questo filmato. Prego.
Grazie a Enzo Bianco, ai liberal del PD e a coloro i quali hanno messo fatica organizzativa finché si tenesse a Pescara questo importante momento di incontro. Sono anche contento che oggi sia con noi Andrea Marcucci, che è un po' l'ammiraglio misuratore del mio mandato di senatore. Poi me lo porterò con me per fargli vedere anche qualche metro quadrato di fatica che facciamo in Abruzzo e a Pescara. Perché è importante questo appuntamento che si tiene? Aiutiamoci con delle domande. Io sono convinto di una bellissima frase che ci ha lasciato in donazione Panfilo Gentile, che è stato più di tutti noi liberale e liberale, fu quello che coniugò l'espressione, concepì e coniugò l'espressione di democratura. Panfilo Gentile ha insegnato a tante generazioni di studiosi, ma anche di politici, che i partiti periscono se non assumono idee nuove. La forza dei partiti si mantiene in vita se i partiti sono capaci di analisi e di produrre idee. Questa è la terra, lo dico a Enzo Bianco che già lo sa, ma lui mi aiuterà a dirlo ad alta voce, questa è la terra di Panfilo Gentile, ma anche di Silvio Spaventa. È una terra che non ha mai avuto in odio il pensiero liberale, e l'atteggiamento capace di liberare le idee, perché poi pensiero liberale significa un pensiero che rispetta la realtà e che libera le energie della realtà. Io penso che una esperienza tipo quella dei liberal del PD sia un pezzo importante della medicina di cui noi abbiamo bisogno. Sono convinto che dobbiamo porci alcune grandi questioni. Servono ancora i partiti? E quando servono i partiti? Perché servono i partiti? Che sono i partiti? Che sono stati, lo abbiamo fotografato? Che cosa devono diventare i partiti? Io penso che attorno a questo pilastro si muoverà un pezzo della riflessione di questi due giorni, di questa sfida, di questo cantiere. Io poi vi dirò in breve, nell'arco dei minuti che al Senato si dà quando si fa la dichiarazione finale, sono 10 minuti, io mi prendo 5 minuti per dire quello che penso in ordine alle questioni che provo a scrivere in agenda. Un partito è un'infrastruttura della società che organizza la società, fa in modo che la società abbia voce, abbia una capacità di stabilire priorità, abbia una funzione a mettere in evidenza le risorse candidabili, altrimenti chi ci pensa? Un software a trovare chi si candida, un algoritmo, e il partito che mette insieme, seleziona, fa incontrare sensibilità, bravure e competenze. Un partito deve essere capace anche di giudizio sulle decisioni. Se non lo fa il partito, la creazione di condizioni per giudicare le decisioni, o lo fa la magistratura, o a tratti pezzi di stampa in preda all'alcolismo, l'alcolismo di questi tempi, quello che si affida al giudizio istantaneo ed immediato. Un'altra grande questione che ci deve riguardare è il rapporto con l'Europa, e il rapporto con l'Europa coniuga un rapporto, una coppia tematica piccolo-grande, suolo dello Stato nazionale per il come l'abbiamo conosciuto e la frontiera dell'ingrandimento che è l'Europa, che di qui a 20-30 anni sarà un'altra frontiera di ulteriore ingrandimento, senza scomodare cani. E rispetto all'Europa, la questione che io voglio porre qui, anche all'esperienza che ho alla mia destra, la cittadinanza europea, chi significa? A parte essere una espressività melodica, ma la cittadinanza europea rispetto alla cittadinanza nazionale, che cosa ha in più? Che veicola in più? Guardate, io non voglio adesso portare in mezzo alla nostra attenzione un non liberale ma a suo modo anche liberale. Gianfranco Miglio ci diceva che le istituzioni durano se producono convenienze, le convenienze collettive hanno a che fare con l'etica, ma un'istituzione che non risponde alla domanda, la cittadinanza europea è riempita da quale contenuto? Soltanto il superamento del passaporto. Cerchiamo di declinare, facciamo in modo che abbia contenuto la risposta alla domanda che cos'è la cittadinanza europea. E poi la questione della democrazia rispetto ai nuovi strumenti. Il digitale toglie o aggiunge democrazia?
ricchezza da produrre, ma tutte le attività economiche aumentano ricchezza, producono valore, o ci sono attività economiche che tolgono, estraggono valore? Su queste questioni noi dovremmo assumere l'atteggiamento, adesso mi permetterà il laico liberale Andrea Marcucci, mio capogruppo, faccio un riferimento alla cultura cattolica. C'è una grande esperienza nella nostra civiltà, quella dell'esperienza cattolica, ma non parlo dell'esperienza cattolica nel nostro Stato nazionale. Quando il Vaticano aveva bisogno di conoscere meglio, di capire meglio, di interpretare, di assumere anche meglio un atteggiamento critico sulla contemporaneità, si generavano esperienze, diciamo così, di provenienza dall'esterno. Pensate a quello che hanno rappresentato i domenicani rispetto all'esperienza della cattolicità, per capire le questioni dei cittadini nuovi, che è nata l'Università dell'Angelicum, che poneva la questione dell'alfabetizzazione dei cittadini nuovi, addirittura arrivando anche ad una università su misura dei cittadini nuovi. Noi dobbiamo concepire il partito come una grande offerta politica, rispetto alla quale però esperienze particolari producono arricchimento, lettura critica, analisi laterali. Se io dovessi dire a mio figlio Francesco Cetteo, Cetteo è il santo patrono di questa città, questo bimbo a 13 anni, ed è la ragione per la quale molte volte sono stato resistente anche davanti agli impazzimenti della politica, quando la politica incrocia anche l'impazzimento della giustizia penale, se dovessi dire a mio figlio che per me rappresenta davvero l'arbitro, l'infrastruttura maestra per la quale do e riesco a dare le proporzioni alle cose che mi accadono, che sono i liberal del PD? Lui mi dice: dove sei stato, che hai fatto? Io direi che i liberal del PD dovrebbero aiutare il PD ad avere pensiero laterale. Il pensiero lineare è quello che si trova in natura facilmente. Il pensiero laterale è un pensiero capace di criticità, è capace della domanda prima e della domanda ultima, della domanda sulle conseguenze. E che succede poi? Io con queste parole vi ringrazio. Spero che ritorni una tradizione di pensiero esterno e interno, a cavallo di ciò che offre politicamente il PD alla società italiana e anche alla società europea. Grazie Luciano, grazie di cuore. 10 anni fa, esattamente nel 2008, a Roma, nella sede del Partito Democratico, che allora era ancora il Loft, mentre il segretario del Partito Democratico era il primo segretario Walter Veltroni, abbiamo dato vita all'associazione Liberal PD. Questa che vedete oggi protagonista di questo seminario non è una corrente del Partito Democratico. Non ho nulla contro le correnti, evidentemente, sono una configurazione naturale, ci sono anche nel mare le correnti, ci sono anche nell'aria, ci sono nei partiti. Ma naturalmente noi non abbiamo voluto dar vita a nessuna corrente. Abbiamo pensato che persone, donne e uomini, ragazzi ed anziani che si erano formate a una cultura politica, quella democratica, di ispirazione liberale, repubblicana, azionista, e che erano cresciute a quella straordinaria scuola di valori che appunto è stata questo pensiero, dovessero dire la loro in modo organizzato e preciso sui contenuti dell'azione politica del Partito Democratico. Abbiamo fondato questa associazione e devo dire che nel corso di questi anni molte persone hanno aderito, abbiamo sviluppato un'azione talvolta incisiva e puntuale, abbiamo ottenuto il riconoscimento in base allo statuto del Partito Democratico di essere stata la prima associazione riconosciuta dallo Statuto del Partito Democratico. Consentitemi di rivolgere
un pensiero affettuoso agli amici che sono stati tra i fondatori della nostra associazione e che oggi non sono più tra noi. Un saluto affettuoso in particolare al presidente d'onore di Libera PD, Valerio Zanoni. Abbiamo bisogno di ricordare a nessuno chi è stato e chi è tuttora nel pensiero politico italiano, Valerio Zanoni. Ma vorrei rivolgere un altrettanto affettuoso saluto al presidente del Comitato dei Garanti di allora del Partito Democratico, Antonio Maccanico. Antonio Maccanico del Partito Repubblicano era un gran commis di Stato, un riformatore straordinario, lo ricordiamo come segretario generale del Quirinale al tempo di Sandro Pertini e poi anche nei periodi successivi e più delicati. Questi 10 anni del periodo tra il 2008 e il 2018 che abbiamo affrontato sono stati sicuramente anni delicati, difficili. Partirei da una considerazione elementare. Abbiamo dovuto affrontare la più lunga e difficile crisi economica e non solo economica dell'Occidente e del mondo contemporaneo. Abbiamo avuto altri periodi di crisi, nel 29, in altri momenti anche del dopoguerra, ma un periodo così lungo e difficile non si ricorda nella storia dell'uomo. Sono stati 10 anni colmi di speranze, di delusioni, di vittorie, di sconfitti, di sconfitte. 10 anni veramente straordinariamente intensi. Abbiamo cercato in questi 10 anni di essere sempre un punto di riferimento con suggestioni di proposte, di idee, alcune delle quali hanno avuto attuazione negli anni in cui il Partito Democratico ha avuto la possibilità di guidare il governo del paese. Torniamo oggi a riprendere un'iniziativa politica forte proprio qui da Pescara in un momento particolarmente che è ancora più difficile nella vita del nostro paese, perché alle difficoltà di una crisi economica da cui il paese non si è interamente ripreso. Mi permettete di ricordare che sotto questo profilo ci sono 2 Italie. Un'Italia che negli ultimi anni ha ripreso a marciare con un ritmo veloce, serrato, anche se non pieno, e un pezzo dell'Italia, un terzo dell'Italia, che è in una condizione di ancora accentuata difficoltà dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Ma in questa condizione, negli ultimi mesi, ci troviamo di fronte a un aggravamento della situazione del paese, dedicato da mettere in relazione non solo alla delicatezza delle questioni che andiamo ad affrontare, ma anche dall'arrivare pieno al nostro paese di un'aria, di un vento di irrazionalità che ha caratterizzato e caratterizza non solo il nostro paese, ma l'Occidente intero. Siamo in un momento in cui, per un insieme di fattori che sarebbe stimolante approfondire, ma naturalmente perderei le dimensioni del tempo che mi sono dato, il mondo occidentale è di fronte a una pericolosa rivoluzione o involuzione. Andrea, quando mio nonno lavorava, era nella assoluta certezza che suo figlio sarebbe vissuto in un mondo migliore rispetto a quello che viveva lui. E mio padre, quando ero piccolo, viveva nella certezza che ci comunicava in ogni modo che io sarei cresciuto, e con me, i miei fratelli, noi siamo 7, in una condizione migliore rispetto a cui, a quella a cui era vissuto lui, che aveva dovuto affrontare, immaginate, 2 guerre, da bambino la prima guerra mondiale e poi in pieno la seconda guerra mondiale. Oggi noi possiamo dire con ragionevole certezza che i nostri figli o i figli dei nostri figli vivranno in una condizione e in un mondo migliore rispetto a quello in cui siamo vissuti noi? No,
Ed ecco che questo, insieme con altri fattori, pensate che cos'è il cambiamento dell'età media della popolazione, l'innalzarsi dell'età media della popolazione, che dal punto di vista psicologico, no? Provoca normalmente dei contraccolpi. La persona anziana è normalmente la persona che pensa più a difendere ciò che gli è rimasto dal passato, l'argenteria di famiglia, direi, piuttosto che a pensare alle prospettive di futuro. Ma pensate all'impatto sulla società non solo italiana ma occidentale di questa incredibile rivoluzione, la più importante rivoluzione della storia dell'uomo, più importante dell'energia elettrica, più importante del vapore, più importante della rivoluzione industriale, che è la cosiddetta rivoluzione digitale, che abbatte in un modo incredibile le differenze spaziali e in qualche misura anche quelle temporali. In questa condizione la sensazione che abbiamo è che tutto questo generi nel mondo, nella società, paure e talvolta generi anche rancore. Ecco perché io non sono mai stato generoso nei confronti di coloro i quali tendono a interpretare le vicende del Partito Democratico o delle forze riformatrici del nostro paese secondo una logica solo ed esclusivamente nazionale, addebitando in un modo che fa paura per la sua semplicità e semplificazione le responsabilità a questo o quel leader politico, dimenticando che la crisi che hanno avuto, per dirlo esplicitamente, i socialisti francesi o i socialdemocratici tedeschi o i democratici americani, per dirlo brutalmente, non può essere scaricata sulla responsabilità di un Matteo Renzi o di un'altra persona. Qui c'è una condizione oggettiva di difficoltà delle forze tradizionali della sinistra europea, in particolare e non solo europea, che hanno naturalmente dinamiche che vanno oltre dei cambiamenti radicali e profondi. E probabilmente, per questo c'è anche quella di non avere saputo cogliere questi cambiamenti e di non avere saputo determinare le azioni che andavano a sostenere naturalmente per cambiare. Allora, ecco, la prima considerazione da cui io partirei è la stessa definizione che per anni è stata la chiave scriminante della lettura dei fenomeni politici non solo in Italia ma nel mondo, e cioè conservatori, progressisti, destra, sinistra. Oggi non serve più a prendere la fotografia della società politica nel nostro paese e in tutti i paesi. A che cosa intendo riferirmi? Lo dico esplicitamente. Oggi la vera differenza è tra coloro i quali hanno un impegno politico caratterizzato dalla paura e dai rancori, coloro i quali pensano che in una società con una dinamica così complessa la strategia di risposta è quella di alzare il conservatorio e di chiudersi in un modo o nell'altro nella propria roccaforte, e coloro i quali al contrario ritengono che in un momento in cui nel mare c'è mare agitato, onde alte, coloro i quali sono capitani coraggiosi hanno il diritto e il dovere di navigare e di costruire ponti che consentono alla società di tornare a superare queste delicatezze e questi elementi. Ecco la ragione per la quale, ripeto, non vorrei chiudere l'analisi, la polemica e le proposte politiche in una dimensione esclusivamente nazionale. Non comprenderemo in questo caso cosa ha significato la Brexit per un paese come la Gran Bretagna, che è la culla della democrazia, o il fenomeno di Trump negli Stati Uniti, o ancora il fenomeno della Francia dei Le Pen, padre e figlia, e poi anche quello che capita in paesi come addirittura la Scandinavia, il più, come dire, aperto, no? Dei sistemi politici del nord Europa, che anch'esso registra la crisi dei partiti tradizionali. Naturalmente nella condizione italiana
noi abbiamo una originalità. Rispetto a quello che ho rapidamente indicato nell'analisi di quello che capita nelle società europee occidentali, in Italia c'è la diversità che deriva dal fatto che nel nostro paese sono contemporaneamente presenti, e direi condizionanti, se non addirittura dominanti, due fenomeni politici, in parte alternativi l'uno all'altro. Da una parte quello del sovranismo, quello interpretato in modo crescente dalla Lega in particolare, e sia pure naturalmente con una caratteristica originale, che è quella di essere un fenomeno sovranista, ma come dire, accompagnato da un largo margine di riciclaggio di vecchi personaggi politici, non della prima repubblica, ma addirittura prima ancora. È imbarazzante, soprattutto al sud, il fenomeno, Andrea, di trasmigrazione di massa di vecchi arnesi che erano lo scarto dello scarto dello scarto, per esempio i partiti come la Democrazia Cristiana o i nostri partiti, e che oggi impunemente si presentano, no, come i fautori di un rinnovamento della politica. Sovranismo da una parte e dall'altra ovviamente il populismo, e quindi quello che anima una forza politica nuova, lo schieramento italiano, come il Movimento 5 Stelle. Vi consiglio sotto questo profilo di leggere con particolare interesse, io cercherò di farlo fotocopiare e di metterlo, lo consigliamo poco fa ad Andrea, un bellissimo articolo di intervista che è uscito sul Foglio dell'altro ieri di questo personaggio che si chiama Marco Morosini. Marco Morosini è stato per 15 anni il ghostwriter di Grillo e racconta le caratteristiche, il pensiero, le modalità con cui è nato il Movimento 5 Stelle e il populismo, e indica questi elementi che rapidissimamente sottopongo alla vostra attenzione. Innanzitutto indica che il Movimento 5 Stelle è l'unico partito italiano, insieme con Forza Italia, ad essere di proprietà privata. Forza Italia della famiglia Berlusconi, come è noto perfettamente, e il Movimento 5 Stelle della famiglia, prima il padre e adesso il figlio, Casaleggio, perché di questo si tratta. Lo racconta, ripeto, il principale collaboratore di Grillo, dice che la cabina di regia del Movimento 5 Stelle è nell'azienda Casaleggio. Naturalmente, insieme con questo, dice anche che questa forza politica populista si rivolge ed è figlia della società del digitale e ha posto in essere un errore clamoroso di impostazione, ritenendo che tutta la società italiana coincida con la società digitale, non tenendo conto che una parte della popolazione del paese, fasce di età, fasce di centri sociali, non fanno parte della società digitale, che anzi rappresentano la parte rilevante, che non direi maggioritaria, ma naturalmente quasi della stessa portata. Ecco, in questa posizione noi in questi anni abbiamo avuto per un lungo periodo responsabilità di governo, con i governi in particolare Letta, col governo Renzi e da ultimo con il governo Gentiloni. Abbiamo governato nel complesso, consentitemi di dirlo, bene, e lo vorrei dire soprattutto in considerazione che io ho vissuto la mia esperienza del governo nazionale della scorsa legislatura da un banco privilegiato nel bene e nel male, vero? Luciano, chi fa il sindaco sa perfettamente che quello è, come dire, un termometro di come funziona il governo, come destinato. Devo dire francamente che con tutti e tre i governi presieduti da esponenti del Partito Democratico, diversissimi l'uno dall'altro, pensate l'immagine terribile del passaggio della campanella tra Letta e Renzi, quella più accomodante, sicuramente molto più simpatica e piacevole, tra Renzi e Gentiloni, ma non c'è dubbio alcuno che nel complesso noi possiamo dire che questi governi sono stati all'altezza delle difficoltà che andavano ad essere affrontate.
buoni governi, io ho avuto la possibilità di impostare con loro azioni di medio periodo. Pensate a una cosa come il bando delle periferie, che l'attuale governo aveva inopinatamente cancellato, molte altre azioni di governo che determinano una modernizzazione della società, i patti per le città, i patti con le regioni, la sensibilità che si è avuta verso alcune tematiche. Abbiamo sicuramente governato in un modo adeguato, ma posso dire con altrettanta franchezza che l'azione politica che ha accompagnato questo governo, dei nostri governi, nel complesso, non è stata sempre all'altezza delle novità, dei cambiamenti della società. Abbiamo avuto la sensazione in qualche momento, anche noi, come tutte le altre forze politiche, di essere storditi dalle novità. Dalla novità naturalmente che c'è stata, anzitutto nel campo della politica. Il mondo conservatore si è, tradizionalmente conservatore, si è sgretolato. Una parte è confluita verso il mondo più estremista. E il mondo progressista ha conosciuto al proprio interno frazionismi, scontri, acidità, rotture assolutamente impressionanti ed esagerate. Quando una classe politica non si rende conto di qual è il pericolo che c'è fuori dalla cittadinanza in cui vive e litiga al proprio interno in questo modo, commette il più clamoroso degli errori. Questa condizione non è solo una condizione italiana. Pensate che in questo momento in Europa soltanto il 18% della popolazione dei paesi europei è guidata da forze politiche che appartengono al tradizionale schieramento progressista. E quindi dall'altra parte l'insieme di coloro i quali governano appartengono ad altre condizioni. La sensazione che abbiamo dato è che la nostra classe politica abbia insistito molto sui temi tradizionali e sulle impostazioni tradizionali sociali e politiche. Abbiamo dato troppe volte la sensazione che il nostro referente naturale fosse una classe operaia che in realtà non c'è più nella società in cui viviamo. Oggi il protagonista della società è un enorme ceto medio dilatato, ceto medio che può essere anche in condizioni di difficoltà economiche, ma non è la tradizionale classe operaria. Rispetto a tutto questo abbiamo avuto la percezione che anche la trasformazione, il passaggio da una società industriale a una società digitale non abbia avuto la possibilità di essere compresa e guidata non soltanto dal Partito Democratico ma dalle forze politiche tradizionali che erano a farne guida della nostra società. Non abbiamo avuto e non abbiamo colto la modernità dei temi che avanzavano. Abbiamo, come dicevo poco fa, da confrontarci con la classe generale. La classe generale che è questo nuovo soggetto che sta diventando protagonista. Abbiamo bisogno per far questo anche di alcune caratteristiche del nostro messaggio di carattere politico. Consentitemi di dire, per esempio, alcune di queste cose vengono rappresentate con grandissima chiarezza nel bellissimo libro di Paolo Gentiloni, che oggi pomeriggio sarà qui al nostro seminario e poi successivamente presenterà il suo libro, I populisti. Abbiamo bisogno naturalmente di condire la nostra iniziativa politica con ottimismo e simpatia. Sono sensazioni positive che molte volte non hanno accompagnato la nostra azione. Abbiamo bisogno, per esempio, e affronteremo questa tematica con Sandro Gozzi, che sta per arrivare e svolgerà la sua riflessione proprio sul tema dell'Europa, abbiamo bisogno di difendere l'Europa, ma di costruire un'Europa nuova, molto più coraggiosa, che spinga il piede sull'acceleratore. Lo dico esplicitamente, un'Europa a due velocità, in cui da una parte ci stanno tutti i paesi che hanno voglia di continuare a far parte di questo mercato comune europeo, di questa istituzione europea, ma ci sia un nucleo attorno ai paesi fondatori, di paesi che hanno voglia di accelerare,
di integrarsi ancora di più, di trasformare l'Unione Europea in una vera e propria federazione di Stati. Senza di questo noi saremo tutti marginali. Pensate un attimo che cosa e come è cambiato il mondo economico nello scenario internazionale. Nel 1985, consentitemi un racconto brevissimo personale, io ero amministratore delegato di una engineering company che vinse una gara, un appalto, per realizzare due impianti agroindustriali in Cina. Andrea, uno a Pechino e uno a Shanghai. La Cina era considerato un paese in via di sviluppo. Nel 1985, poco più di 30 anni fa, l'Italia finanziava gli investimenti come si faceva con i paesi in via di sviluppo. Una dei due impianti lo abbiamo realizzato a Shanghai, nella periferia, in un quartiere che allora era un quartiere di campagna che si chiamava Pudong. Un quartiere di campagna che si chiama Pudong, qualcuno sorride perché sa che cos'è Pudong. Pudong oggi è la city di Shanghai, è il paese al mondo in cui c'è il maggior numero di grattacieli e di costruzioni di nuovi edifici. Pensate che il reddito medio pro capite di quella campagna che era Pudong nel 1985 è cresciuto in questi anni del 10.000%. Pensate come ognuno dei paesi europei, l'Italia o la Francia o la Germania, può affrontare questo contesto internazionale se non in una condizione di forte unità e di forte capacità di collaborazione. E allora abbiamo bisogno di spingere in questa determinazione. Consentitemi di dire che già nel 29 era così. Nel 29, dopo la crisi economica, dopo la crisi del 29, il mondo si radicalizzò in due pensieri, non ce n'erano più che due. Da una parte la risposta che fu data in Germania con la nascita del nazismo e quant'altro, e dall'altro il New Deal di Roosevelt, e cioè l'idea di un nuovo sogno, di qualcuno che arriva, che costruiva ponti e che navigava in mare aperto. Ecco la ragione per la quale questo seminario di oggi, alla vigilia del confronto interno al Partito Democratico per le elezioni primarie, alla vigilia delle elezioni europee, assume un particolare valore. E noi qui vorremmo lanciare, proprio qui da Pescara, l'assoluta necessità che il Partito Democratico, che è uno dei protagonisti del cambiamento della politica italiana, e il sogno per il quale molti di noi, che vengono alla cultura politica figlia della Prima Repubblica, hanno guardato con simpatia a quello che accadeva. Un Partito Democratico che non fosse soltanto l'eredità delle tre tradizioni politiche che lo compongono, quella della sinistra socialista, quella del mondo cattolico e quella del mondo liberale democratico, ma fosse qualcosa di profondamente nuovo. Noi pensiamo oggi che il Partito Democratico deve essere il perno di una alleanza più vasta. Tutti coloro i quali credono che la società affronta e supera questa difficoltà navigando in mare aperto hanno bisogno di spingere nella direzione che abbiamo detto, di navigare, di avere una possibilità di collaborazione anche con forze politiche di ispirazione liberale e più moderate, persino conservatrici, ma che hanno la fiducia negli stessi valori della nostra Costituzione. E naturalmente di mettere insieme questa iniziativa con la società civile, con quello che sta cambiando. Io sono rimasto molto impressionato, positivamente impressionato, da quello che è accaduto a Torino con la manifestazione indetta dalle cosiddette signore che hanno spinto e creato una forte presenza della società civile. Penso anche a quello che è accaduto a Roma nell'opposizione alla Giunta Raggi e in moltissime delle altre città. Noi dobbiamo entrare in comunicazione di linguaggio e di sensibilità esattamente con questo mondo. Allora, qui proprio da Pescara, i Libera PD lanciano un appello innanzitutto agli esponenti del Partito Democratico, a quelli che verranno nel pomeriggio di oggi e domani, e a quelli che sarebbero dovuti venire ma non verranno perché, per esempio, si interessi alla mozione di sfiducia nella regione Lazio, evidentemente deve difendere la sua azione e la sua presenza, o chi ha impegni parlamentari
con la sessione di bilancio che è stata ultimata. Noi potremmo spingere con forza in questa determinazione. Sentiremo oggi anche le parole, oltre che di Andrea, di Paolo Gentiloni e di altri amici. Vogliamo spingere perché si realizzano questi tre punti. Uno, il confronto per le elezioni primarie tra gli esponenti del Partito Democratico sia serrato ma sereno. Non abbiamo bisogno di polemiche, abbiamo bisogno di sentire voci, idee, proposte politiche. Non vogliamo decidere su insulti, tanto più all'interno del nostro partito. Vogliamo che ci sia un clima di confronto politico, ma che sia sereno. E del resto le caratteristiche di Marco Minniti, di Martina e di Zingaretti, per citare solo tre, spingono sicuramente in questa determinazione. La seconda considerazione. Il 4 di marzo, all'indomani delle elezioni primarie, il Partito Democratico deve essere unito. Chi vincerà le elezioni e avrà la maggioranza per guidare il partito dovrà essere coadiuvato da coloro i quali hanno partecipato alla competizione e dobbiamo dare una fortissima immagine di unità. La terza questione è quella che riguarda la ricerca di un'alleanza la più bassa possibile, non soltanto il Partito Democratico, indicando con chiarezza chi è la persona attorno a cui intendiamo lavorare per realizzare questa vasta alleanza elettorale. Io concludo citando un giallo. Sono un appassionato lettore di gialli, mi piacciono tutti, da quello del mio concittadino quasi e amico anche personale Andrea Camilleri, il commissario Montalbano, come dire, è diventata una delle icone del nostro paese. Pensate che la moglie del primo ministro giapponese, quando ho avuto il piacere di ospitarla a Palazzo degli Elefanti per la colazione offerta alle consorti e ai consorti dei leader del G7, al momento di scrivermi la dedica ha fatto i complimenti alla cucina di un grande uomo siciliano e alla patria di Montalbano. Quindi il commissario Montalbano è simbolo del nostro paese anche in Giappone. Sono un appassionato lettore di gialli anche cinesi, Puk Sianon, e di gialli svedesi, il commissario Malan, straordinario. Ho scoperto di recente una autrice catalana, si chiama Alicia Jiménez Batlle, e sto divorando i 15 libri che sono stati tradotti in italiano. Uno dei più belli di questa scrittrice si chiama Messaggeri della oscurità. Credo che la parola messaggeri dell'oscurità renda esattamente conto di chi sono i nemici contro cui la società aperta vuole combattere e di chi sono le persone che devono spingere nella direzione del cambiamento. Messaggeri dell'oscurità sono persone che fondano la loro iniziativa politica sui rancori e sulle paure. Abbiamo bisogno, contro questi messaggeri dell'oscurità, di accendere luci. I Libera PD, anche con il seminario di Pescara, ma ancor più con l'iniziativa politica, vogliono essere una delle tante piccole luci che ci consentono di combattere le paure e i rancori dei messaggeri dell'oscurità. Grazie. Grazie di cuore. Prego il capogruppo al Senato del Partito Democratico, Andrea Martucci, di prendere la parola, anche nella veste, consentimi, di fondatore di Libera. Grazie Enzo, scusatemi per il tono di voce che è venuto da un forte accento negli ultimi giorni. Io sono molto felice di essere qua e sono felice perché reputo che l'intuizione che ormai abbiamo avuto 10 anni fa oggi possa essere molto molto utile al futuro del Partito Democratico e al futuro del nostro paese. Paura o coraggio? Noi abbiamo vissuto momenti molto molto
difficili in termini politici subito dopo il risultato del 4 di marzo. Io che sono stato in qualche modo protagonista della mia posizione di presidente di una commissione parlamentare negli ultimi 5 anni, ero convinto a conclusione di 5 anni complessi e difficili in realtà di aver lasciato un paese migliore, un paese che finalmente era tornato alla crescita economica, un paese dove si erano fatte delle svolte importanti in termini politici e che spesso erano, furono svolte che a noi che abbiamo principi comuni avevamo molto a cuore. Mi riferisco alle normative per esempio sui diritti civili, alle unioni civili, mi riferisco per esempio alla centralità che ha avuto negli anni del governo, del governo del Partito Democratico la scuola, la ricerca, la cultura, tornare finalmente ad essere centrali e protagoniste di una stagione non solo di parole ma di atti concreti e di grossi investimenti. Quindi la sentenza, per definizione giusta data dal corpo elettorale, le definizioni sono delle definizioni giuste e bisogna semplicemente avere, diciamo, la forza di prenderne atto, ci ha scoraggiato, ci ha messo in difficoltà, in qualche modo ci ha piegato, ci ha addirittura piegato tanto da portare molti di noi a spingere la delegazione che nei giorni successivi all'esito elettorale ha frequentato il Quirinale per le consultazioni per la formazione della nuova maggioranza e del nuovo governo, a spingerci a fare un accordo con il Movimento 5 Stelle. Io ero in quella delegazione, ho vissuto quei momenti e vi assicuro il modo con il quale abbiamo svolto il ruolo di quelle difficili settimane aveva come punto centrale, determinante, cardine il bene del nostro paese. Io credo che per il bene del nostro paese fosse corretto che chi aveva vinto le elezioni e in realtà aveva attività programmatiche superiori a quello che era stato dato ad intendere durante la campagna elettorale, avesse il dovere di dare delle risposte e di essere conseguente alle proprie promesse nei confronti del Paese. Nonostante questo, il confronto lo facemmo, facemmo un incontro con il Presidente Fico, cercavamo di capire se vi erano condizioni per collaborare. Vi assicuro che la percezione che il Movimento 5 Stelle non era la componente buona di una di formazioni politiche che avevano vinto le elezioni perché era vicina a noi o perché era a sinistra o vicina a te, ma era componente centrale di quel partito che parte sin dalla propria, ma purtroppo ha avuto come strumento essenziale della propria affermazione non il progetto, non il programma, non la soluzione dei problemi per il nostro paese, ma l'odio, l'odio nei confronti degli altri, l'odio nei confronti di tutti, l'odio, io dico vedendo i loro atti parlamentari e le decisioni che stanno prendendo il governo, l'odio addirittura nei confronti del nostro paese. Era giusto che lei che il Movimento 5 Stelle si confrontassero, era secondo me giusto che facessero un governo. Detto questo, noi abbiamo il dovere come Partito Democratico di essere dalla parte del coraggio, dalla parte del futuro, dalla parte della società aperta. Aperta anche in senso politico, Enzo lo ha ricordato molto bene. Bisogna essere coscienti, consapevoli del quadro di riferimento che abbiamo davanti, ma anche essere coscienti e consapevoli della nostra forza e delle nostre debolezze e dell'esigenza assoluta che abbiamo di rispondere a un momento emergenziale del nostro paese. Vedete, questo governo, che io chiamo più del no, piuttosto che della paura,
anche il governo, per esempio, della, non considerazione delle logiche istituzionali, del rispetto istituzionale, delle regole e delle garanzie. Io sono rimasto sinceramente scioccato, credo la prima riunione ufficiale che ho fatto da presidente del gruppo del Senato con il presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle, per capire come intendessero muoversi all'interno delle istituzioni parlamentari. Non c'ho bisogno di ricordarlo qua, ma in quella sede fui obbligato a farlo, che è il cardine di una qualsiasi democrazia parlamentare. Bene, loro semplicemente ritenevano di doversi e di potersi muovere occupando tutti gli spazi possibili, non rispettando le consuetudini e soprattutto non rispettando minimamente le garanzie delle opposizioni, facendo accordi spartitori che non avevano niente a che fare con la tradizione democratica del nostro paese. Tant'è che per la prima volta nella storia le opposizioni non hanno voce nell'ufficio di questione di Camera e Senato, non possono quindi controllare quello che stanno facendo. Ma altrettanto è successo poi, diciamo, i vecchi detti degli anziani, poi alla fine spesso si rivelano, vedi, buongiorno si vede dal mattino, vi voglio ricordare la vicenda della RAI. Avete capito cos'è successo alla RAI? Perché se non se posso, dedico a questo 30 secondi, perché questa è un'esperienza che testimonia chi sono. Nei meccanismi spartitori mi viene comunicato che l'amministratore delegato della RAI aveva vendicato il Movimento 5 Stelle e quindi il presidente lo doveva esprimere la Lega. Io ho provato ai miei interlocutori, capigruppo di maggioranza, di spiegare loro che la riforma della RAI prevedeva un'unica figura di garanzia, perché proprio come figura di garanzia vedeva nella presidenza della RAI una maggioranza qualificata per l'elezione. Questa era la logica, il presidente avrebbe dovuto rappresentare tutto il Parlamento, quindi tutto il Paese. Loro mi replicarono, no, l'amministratore delegato l'ha preso il Movimento 5 Stelle, la presidenza la deve prendere. Senza poi parlare dei direttori dei telegiornali, delle reti, fino ai capi redattori, fino alle nomine dei dirigenti, perché quello che sta accadendo oggi non si è mai visto, neanche nella tanto vituperata Prima Repubblica, dalla quale io e Enzo ci mancavamo di provenire, diciamo, per esperienze personali vissute. E di fronte a questo cercano la forzatura, vanno in commissione di vigilanza con il nome dell'attuale presidente, non raggiungono i voti sufficienti e per legge questa candidatura non può essere più presentata. Se ne fregano, ad oltranza, trattano con Forza Italia, una forza di opposizione, per ottenere i voti su questa presidenza che a quel punto è legittima. Ma non è sufficiente. Vanno al voto, allo scrutinio segreto, e nonostante questo non raggiungono la maggioranza necessaria perché qualcuno non ce l'ha fatta, qualcuno dei loro non ce l'ha fatta accettare questo tipo di regole del gioco. Uno di questi che non ce l'ha fatta mi viene a dire: attenzione, il risultato che hanno dato dopo lo spoglio è un risultato non veritiero, perché ci sono due schede nulle. Due di noi hanno annullato la scheda che loro invece hanno conteggiato come scheda del presidente. In quel modo sono arrivati al quorum dell'elezione. Allora noi abbiamo chiesto incredibili rispetto a questa vicenda, quasi fosse una barzelletta, abbiamo chiesto di avere accesso alle schede che per dovere le commissioni parlamentari devono tenere. Quindi le schede sono lì. Ovviamente questo eccesso ci è stato negato. Evidentemente la storia che ci è stata detta dai protagonisti era una storia vera. Evidentemente questo rivela chi sono il Movimento 5 Stelle e la Lega e il rispetto che hanno del nostro paese, della democrazia e delle regole che devono garantire la democrazia. E allora noi abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di parlare di futuro, abbiamo bisogno di avere una società aperta nel nostro futuro. E noi dobbiamo fare un'azione
interna al Partito Democratico. Io sono tra i fondatori, sono non nella precedente, ma due legislature fa fui in Parlamento l'unico parlamentare renziano, quindi la mia posizione all'interno del PD è chiara. Dico che secondo me oggi il progetto del Partito Democratico è assolutamente attuale. Mettere insieme i migliori riformisti del nostro paese, che provengono dal passato, la tradizione cattolico-democratica, riformista, socialista, riformatore, riformatrice, la tradizione nostra, quella laica, che è stata così importante anche nell'impianto costituzionale, oltre che nella vita parlamentare, sono importanti. Questo progetto di prendere questi riformisti, di smettere di guardare al passato, di proiettarli su un nuovo progetto di paese, secondo me ancora attuale. Diverso è se mi chiedete se è sufficiente. Forse no, non è sufficiente. Io sono nel Partito Democratico, io farò il congresso del Partito Democratico. Io mi schiererò, anzi mi sono già schierato nel Partito Democratico per Marco Minniti, per il quale lavorerò, convinto che lui, diciamo, se non altro per la sua esperienza all'interno del governo negli ultimi anni, è maggiormente vocato all'approccio riformista che mi sta a cuore e mi può dare garanzie in quella direzione. È una mia opinione personale, ma stimo e apprezzo anche quelli che faranno scelte diverse, e credo che il progetto solido di un Partito Democratico che crede nelle proprie regole, che crede in una prospettiva vincente e importante, temo che non sia sufficiente. Temo che bisognerà pensare a un fronte di alleanze molto ampie. Temo che si debba avere la forza anche ipotizzare la nascita di nuove forze politiche che possano parlare non al centro-destra, alle classi dirigenti di Forza Italia, o fare quei meccanismi di recupero di personale politiche, diciamo così, poco dignitose, ma che possa parlare a una parte di elettorato che nel passato ha avuto fiducia nel centro-destra e nella spinta di innovazione del centro-destra. Questo credo che sia legittimo. Credo che noi si debba fare, so che verrà forse anche criticizzando, con lui abbiamo organizzato al Senato un bel convegno internazionale, dove hanno partecipato dai socialisti spagnoli al movimento di Tsipras, al movimento En Marche in Francia. Io credo che noi questo coraggio di avere a viso aperto la capacità di dialogare su chi ha a cuore alcune fondamenta della nostra struttura istituzionale, del nostro approccio culturale, del nostro approccio politico, del nostro credo nei confronti positivi dell'Europa, del nostro credo nei confronti delle energie dei singoli individui, del nostro credo nei confronti della libertà individuale come motore di sviluppo. Io credo che questo non solo sia una necessità dovuta al quadro politico, io credo che sia anche un'opportunità culturale con la quale si debba avere il coraggio anche da sinistra di confrontarsi a viso aperto, cercando di lavorare nell'interesse del paese. Concludo su un altro appello che faccio, me l'ho scritto tutte le note delle disgrazie parlamentari che con questo governo ci sono successe in questi mesi, dal decreto sicurezza che ha creato molta più clandestinità, che creerà molta più clandestinità già da oggi, già dal primo giorno, perché hanno creato il decreto sicurezza dove a un certo punto noi che avevamo lavorato per creare un meccanismo comunque conosciuto e gestito di una immigrazione molto forte e che sarà un problema che comunque ci potrà imporre nei prossimi decenni, invece loro hanno creato un percorso, a un certo punto la strada si ferma e c'è bomba libera tutti, come si diceva da bambino, non si capirà cosa succederà. Oppure il decreto occupazione, di cui diciamo austeri e piacevoli risultati stiamo vedendo dai filati dell'Istat, con l'aumento incredibile della disoccupazione e per la prima volta dopo tanti anni la ripresa del declino della nostra economia. Ma non voglio concludere
sui temi parlamentari, la legge di bilancio dimostrerà ulteriormente chi sono queste persone che ci stanno governando, la loro scelleratezza, la loro presunzione, la loro incapacità di governo in una situazione comunque difficile, che ha bisogno di esperienza e ha bisogno soprattutto di buon senso che oggi non abita né a Palazzo Chigi né nei palazzi dei nostri ministri. Detto questo, c'è un'ultima cosa che da liberare, da liberare da persone che credono in principi importanti e che hanno letto i giorni di la rivoluzione liberale di Covetti non possono mai dimenticare. La voce della critica, in particolare quella della stampa e dei giornalisti, bisogna avere il coraggio di sopportarla e il dovere di supportarla. Questi hanno a cuore l'esigenza, oltre che la RAI, di far tacere i giornalisti di tutti quei giornali e quelle testate a loro ostili. Io credo che lo sforzo collettivo che dovremo al quale dovremo chiamare la nostra comunità nazionale, partendo dalle nostre primarie, che vengono fatte nel modo e nei tempi sbagliati, ma sono comunque un simbolo di rispetto delle regole e di volontà di democrazia e volontà di costruzione di un progetto credibile per il futuro del nostro paese. Io credo che questo sforzo debba riguardare noi come collettività politica, ma anche noi come singoli individui nella nostra responsabilità di cittadini. Grazie. Adesso mandiamo in onda un messaggio, c'è anche il video, credo che non venga bene proiettarlo, un messaggio che ci invia Maurizio Martina, trattenuto ad un impegno parlamentare importante, sapete che c'è anche la sessione di bilancio in questo momento, sentiamo la voce di Maurizio Martina, subito dopo interverrà Giudina Barzini. Un caro saluto a Enzo Bianco, innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Mi scuso per non essere presente fisicamente, ma proprio in queste ore in Lombardia si apre il nuovo percorso del Partito Democratico con la sua nuova assemblea regionale, il suo nuovo segretario, dopo il congresso di 15 giorni fa, per me era impossibile mancare. Mi scuso ancora per la mia assenza, però voglio ringraziarvi con questo breve messaggio per il lavoro che state facendo a Pescara e più in generale per la vostra presenza dentro il dibattito e l'impegno del Partito Democratico. Credo che sia centrale il titolo che avete scelto per questa due giorni. Io credo fondamentale, anche attraverso il percorso congressuale che si è aperto da poco nel nostro partito in vista delle elezioni europee del maggio 2019, lavorare tutti per affrontare proprio la sfida che avete messo al centro di questa due giorni. Come rispondere ai nazionalpopulisti di casa nostra dentro la vicenda europea, a quel rischio che noi corriamo di un ripiegamento verso società chiuse, verso società rancorose, verso società che decidono sostanzialmente di non scommettere più sui legami sociali e sull'apertura, ma invece di ripiegare dentro una logica secondo la quale la protezione dell'individuo si misura con la sua capacità di chiudersi e non invece di costruire nuova cooperazione, nuovo legame. Credo che questo sia uno dei cuori della sfida che abbiamo davanti. Io penso che sia fondamentale per tutto il campo democratico progressista in Italia come in Europa mettere al centro della sfida un'idea nuova di uguaglianza sostenibile, in grado di scommettere ancora sulla società aperta, sulle persone, sulla loro protezione, dentro un'idea nuova di legami sociali, di valore condiviso, dentro un'idea nuova di cooperazione e non tanto di competizione, dentro un'idea nuova dell'economia sociale di mercato che tanto ha fatto per la storia di questo continente, dentro un'idea nuova di riforma del capitalismo che metta al centro di più il destino delle persone prima che quello dei mercati, dentro un'idea nuova rispetto alle tre grandi transizioni che abbiamo davanti, la transizione ambientale, quella tecnologica e certamente quella
economica e sociale dopo la grande crisi che abbiamo vissuto negli anni che abbiamo alle spalle. C'è bisogno di un pensiero democratico e progressista all'altezza di queste nuove sfide, proprio per battere chi invece scommette sui ripiegamenti, sulle dinamiche disgregative, non invece su quelle che possono generare una nuova idea di comunità e di valori del paese. Credo che il cuore della sfida politico-culturale che abbiamo davanti anche in Italia rispetto a questo governo sia esattamente su questo punto, e abbiamo visto i danni, i pericoli, i rischi che questo governo sta facendo correre al paese, proprio animato dalla logica che ricordavo fino a qui. C'è bisogno di un partito democratico all'altezza di questa sfida, c'è bisogno di un partito democratico che si rimetta al centro, di un lavoro più largo di se stesso. Noi abbiamo detto in questi giorni con un messaggio: passiamo dal partito democratico ai democratici al plurale. Io penso davvero che dobbiamo concepire il nostro congresso, la nuova assemblea nazionale del Partito Democratico che si comporrà con questo percorso congressuale, come il primo passo di un percorso costituente che riesca a rivolgersi e a guardare anche a chi fuori dal PD ha voglia di scommettere, di lavorare per un'alternativa ai rischi di questa destra, ai rischi del governo e delle forze di Lega e 5 Stelle che stanno governando il nostro paese. Le piazze di queste settimane, da Torino, Milano, a Roma, ad altre realtà, dimostrano che lo spazio dell'alternativa a questo governo fuori dal PD è molto largo, e tocca a noi fare un passo in avanti e rivolgerci con grande spirito di apertura e di condivisione a queste forze. Io lo colgo questo segnale al nord come al sud, e penso che il Partito Democratico, anche con questo suo congresso, debba prepararsi a questo lavoro di forte cambiamento e di forte lavoro. Per questa ragione che vi ringrazio per il lavoro che state facendo in questi due giorni a Pescara. Immagino che sia uno dei momenti che anche la vostra esperienza proverà a promuovere di qui ai prossimi mesi, per contribuire dal punto di vista politico-culturale, non solo dal lato delle candidature, delle persone, allo sviluppo di questo impegno. Spero tanto di potervi rivedere presto. Certamente io, per come potrò, farò il possibile insieme a tanti altri per contribuire a questa svolta necessaria per noi. Credo fortemente nella possibilità che in questo tempo il Partito Democratico compia fino in fondo definitivamente un salto in avanti, uno scatto in avanti, per corrispondere davvero alle domande che anche tanti italiani si stanno facendo di fronte ai rischi e ai pericoli che questa nuova destra pericolosa sta generando ogni giorno davanti a tutti noi. E da questo punto di vista non posso che dirvi che serve davvero l'aiuto e il contributo di tutti, e credo nella nostra pluralità, credo nella forza di una pluralità di culture, di esperienze, di impegni che insieme riescono a riconoscere e a lavorare, perché è troppo grande la sfida che abbiamo di fronte a noi per metterci in divisioni che non sarebbero all'altezza del cambiamento necessario che anche il Partito Democratico deve saper interpretare innanzitutto per se stesso, ma soprattutto per il paese che vuole rappresentare. Grazie a tutti. Grazie di cuore. Fisicamente ha voluto entrare nei tempi della nostra riflessione. Adesso c'è l'ultimo intervento della mattinata, 10 minuti, dopodiché interromperemo i lavori e riprenderemo alle ore 15. Pregherei Dina Brasile, la nostra vicepresidente, a prendere la parola. Ha scelto un tema specifico per il suo intervento. Grazie Dina. Grazie Enzo. Ma eravamo in 10 dal notare, non dimenticherò mai questo.